Se vuoi trovare i segreti dell'universo, pensa in termini di energia, frequenza e vibrazione. Ho speso gli ultimi 50 anni facendo questo e i frutti diretti di questo approccio sono i miei risultati, disse una volta Ralph Bergstresser. Immagina avere un oggetto che ha il potere di cambiare per il meglio l'acqua che bevi, il cibo che mangi e persino le persone che conosci. Sembra simile ad una trama di un film fantascientifico, ma in realtà ci sono state molte affermazioni in congiunzione ai piatti di energia viola che certe volte vengono anche chiamati piatti armonici viola. Negli ultimi anni, anche se i piatti ispirati da Tesla vengono utilizzati da più di 28 anni, stanno accumulando riconoscimento per via di una nuova era spirituale, fatta di miracoli e spiritualità. I piatti colorati di viola si dicono capaci di emettere energie positive e fanno effetto se ci poggi un particolare oggetto. Tutta la materia proviene da una sostanza primaria che viene chiamata da Nikola Tesla come etere luminifero. Aveva percepito che l'universo è composto da una sinfonia di correnti alternative con armonie che vengono riprodotte con varie ottave. Per esplorare tutto il campo della vibrazione elettrica, ha percepito che lo avrebbe unificato di più alla conoscenza delle sinfonie universali. Tesla aveva compreso che le sinfonie cosmiche sono una risonanza. Tutto nell'universo esiste con una sua specifica vibrazione armonica. Realizzando questo, Tesla capì che influenzando la produzione delle oscillazioni individuali che vibrano in sintonia con l'etere luminifero, si ha la creazione di piatti di energia viola. Come funzionano? La struttura atomica dei piatti di energia viola è stata alterata, permettendo agli atomi e agli elettroni dell'alluminio di risuonare in sintonia con l'energia di base, e questo causa alle particelle di ogni atomo e molecola di essere in costante vibrazione. Una volta che la struttura degli atomi di alluminio viene alterata, essi rimarranno in quella condizione per un periodo indefinito di tempo. I piatti verranno alterati, creando un campo di energia positiva intorno a loro stessi, che penetrerà in qualsiasi materiale o sostanza tramite osmosi. Questa energia sarà un beneficio per la vita animale, umana, ma anche vegetale. La scienza ha provato che proiettando amore ed energie positive mentre si piantano vegetali, essi fioriranno. I piatti di energia fanno questa esatta cosa alle piante. Quando ti bruci, ferisci o hai qualche tipo di dolore, provochi un cambio nella tua normale propagazione di vibrazioni. La teoria è che l'energia intorno ai piatti aiuta ad accelerare la guarigione e quindi a ritornare alla normale propagazione di vibrazioni anche dopo aver provato dolore. I piatti di energia vengono usati in tanti modi diversi. Ad esempio, potrebbero essere utili per aumentare i livelli personali di energia e proteggere dalle radiazioni elettromagnetiche, le EMR, nell'ambiente, o da oggetti che ne aumentano la trasmissione, come i computer, i telefoni, le televisioni, eccetera. La forza dell'energia vitale dei piatti può essere misurata da dell'equipaggiamento radionico. Quando usiamo questa misurazione, il livello dell'energia di un individuo che ha appena iniziato a lavorare su se stesso potrebbe oscillare o vibrare intorno ai 25.000 cicli al secondo. Quando una persona tiene vicino a sé un piatto energetico viola, l'energia aumenta da 90.000 a 95.000 cicli al secondo. Non rimane a quel livello, ma un uso continuo del piatto potrebbe far aumentare i cicli circa 100.000 al secondo. Joshua Stone, nel suo libro sull'ascensione, si riferisce ai piatti come uno degli oggetti più straordinari mai scoperti. È uno degli strumenti più utili mai scoperti per poter alzare il mio livello di energia e che aiuta persino ad illuminare il mio quoziente. Continua dicendo che i piatti non solo ti aiutano ad aumentare il livello di energia, ma anche a depurare i cibi da tutte le energie negative accumulate, come ad esempio i pesticidi. Non si limita a pulire ciò che mangiamo, ricarica i cibi di energia positiva e ne garantisce l'assunzione. Stone afferma che è l'oggetto che gli è più utile. Infatti ogni cibo che mangia subisce il trattamento del piatto energetico. Inoltre Stone afferma che non importa quale sia la tua dieta, questo piatto energetico ti garantisce l'assunzione di energie positive di cui hai bisogno. Non sto pubblicizzando niente e nessuno. Piuttosto vi sto dando consigli e un aiuto che sfrutto anche io tutti i giorni, ha detto Joshua Stone. Molte persone utilizzano i piatti di energia posizionandoli nei loro frigoriferi affinché il cibo rimanga fresco e saporito.
Se posizionate un piccolo piatto energetico viola sotto ad un bicchiere, a una bottiglia di acqua o che sia, ci vorranno circa 5 minuti per far sì che il liquido venga infuso con alte vibrazioni spirituali dal colore del settimo raggio, il viola. Il viola corrisponde con il settimo centro del nostro corpo, conosciuto anche come chakra della corona. Alcune persone dormono con un piatto al di sotto del loro cuscino per assicurarsi di essere ben riposati anche se le ore di sonno sono troppo poche. Altri non riescono a dormire con i piatti vicino a loro. Infatti, molti, con la presenza dei piatti, aumentano la loro energia. Per questo molte persone trovano beneficio essere in contatto con i piatti per poco tempo, una trentina di minuti o massimo un'ora ogni giorno, per sentire aumentare la propria energia. Tutto dipende dalla persona. Dovete sperimentare con i piatti, solo in questo modo riuscirete a trovarne un beneficio. La mia esperienza con i piatti viola è iniziata circa 2 anni e mezzo fa. Ho iniziato posizionando i bicchieri d'acqua che bevevo o le porzioni che mangiavo sopra i piatti di energia e ho notato subito un aumento di energia. Mi sentivo meno affaticato, più produttivo. Così a quel punto ho deciso di provare a posizionare il piatto energetico sotto al mio cuscino. Ho sempre sofferto di insonnia, eppure quella notte mi ricordo di aver dormito benissimo. A quel punto ho deciso di approfondire il potere dei piatti viola. Volevo farne il miglior uso possibile. Avevo letto un articolo che diceva che se si posizionava un calice di vino di scarsa qualità sopra il piatto energetico, il vino sarebbe diventato più buono. Ero rimasto meravigliato perché aveva funzionato davvero. Quando ho letto per la prima volta dei piatti di energia viola nel libro di Linda Goodman, Segni Zodiacali, ero rimasto perplesso nel leggere tutte queste capacità curative che riuscivano a fare questi piatti colorati. Eppure la mia curiosità aumentava. Volevo scoprire se davano tutti i benefici che promettevano di dare. La cosa che mi risuonava più strana era che il collaboratore che aiutò Nikola Tesla a creare questi piatti preferì rimanere anonimo. In ogni caso, dopo la morte dell'inventore, la compagnia che produceva i piatti decise di dargli credito. Lui si chiamava Ralph Bergstresser. Era nato nel 1912 a Pueblo, nel Colorado. Era nato da genitori tedeschi, immigrati però negli Stati Uniti. Era estremamente interessato ai concetti di energia libera, oggi chiamata anche con il nome di energia di punto zero. Bergstresser approfondì attentamente tutti gli studi scritti sugli esperimenti di Nikola Tesla. Si presentò anche a molti corsi di studio gestiti da Tesla stesso. Ad un certo punto entrambi diventarono amici, soprattutto grazie all'interesse condiviso sull'energia libera. In circa 20 anni di amicizia lavorarono su questo concetto fino alla morte di Tesla. Hanno avuto moltissime conversazioni sul processo dell'energia libera e dopo che Tesla lasciò questa terra, Bergstresser riuscì a scoprire come poter alterare l'alluminio e renderlo piatti di energia. Bergstresser ricompose gli appunti di Tesla e gli indizi che era solito annotare sui taccuini e in questo modo scoprì che la scoperta dell'energia curativa fu stimolata da un particolare incidente avuto 50 anni prima. Nikola Tesla, 50 anni prima, stava alloggiando nel palazzo di un maharaja indiano quando improvvisamente il figlio di quest'ultimo si ammalò gravemente. A quel punto Tesla domandò al maharaja se gli serviva un dottore, ma egli rispose di no. Piuttosto aveva chiamato un uomo che avrebbe portato con sé dell'acqua santa. In 3 giorni quell'uomo arrivò e fece bere l'acqua al bambino che in poco tempo guarì completamente. Nikola Tesla voleva capire questa magia apparente, voleva capire il procedimento scientifico di questa cosa, perché in fondo un miracolo viene chiamato tale quando non si riesce a spiegare scientificamente la causa. Com'è possibile che dell'acqua avesse debellato completamente la malattia del bambino? È stato proprio questo l'incidente che aveva incuriosito Tesla, a tal punto da studiare e sperimentare tutto ciò che fece in futuro. L'acqua somministrata al bambino era stata presa dal fiume Gange, ma perché l'effetto di quest'acqua era curativo? Per centinaia di anni le popolazioni native dell'India hanno usato l'acqua del fiume Gange per curarsi. Una provetta contenente quest'acqua e tenuta in osservazione all'Università di Calcutta da circa 100 anni è ancora priva di batteri o qualsiasi organismo nocivo. Quindi cos'è che causa a quest'acqua di avere un potere curativo così forte? Un affluente del fiume Gange è originato e attraversa un lungo percorso tra i monti dell'Himalaya.
l'atmosfera in quei luoghi è così pulita che anche la natura è incontaminata. Questo fa sì che inizi il processo di creare un'acqua speciale. Questo processo inizia quando le montagne e la neve che ricopre tutto il luogo viene bombardata da energia cosmica. Questo bombardamento di energia della quarta dimensione altera le molecole e gli atomi delle rocce e del granito che costituiscono questa enorme catena montuosa. Cambiando la loro chimica, si cambia anche la forza vitale di energia che viene assimilata nell'acqua, la quale poi diventa curativa e miracolosa. Questo fenomeno venne poi utilizzato da Bergstresser per produrre i piatti di energia. Inoltre proprio Bergstresser fu autore di molti libri di metafisica che scrisse fino a che non si spense nel 1998 ad 86 anni. Comunque sia, la parte più curiosa della descrizione dei piatti l'ho trovata nel libro di Linda Goodman, dove dedicò un paragrafo. Ella scrisse nel suo libro che i piatti di energia viola possiedono un potere tale che, anche se ci scattassimo una foto e usassimo quella per aumentare le energie positive, funzionerebbe. Spiega che un amico di suo marito affetto da alcolismo tendeva ad avere un comportamento negativo ed era in estremo bisogno di positività. A quel punto decise di scattare una foto al piatto viola e di usarla come avrebbe fatto possedendo un vero e proprio piatto energetico. Ha iniziato subito a stare meglio. Beveva sempre meno e aveva speranza nel futuro. Comunque sia, Goodman ha avvisato anche di potenziali effetti collaterali. Ad esempio, se viene lasciata la fotografia del piatto vicino all'oggetto che si desidera ricaricare per più di 15 minuti, potrebbe causare nervosismo o ansia. Inoltre spiega che se deliberatamente si prova ad influenzare negativamente una persona con questa cosa, non funzionerebbe. Grazie mille per essere arrivati alla fine di questo video. Vi ricordo di lasciare un pollice in su se vi è piaciuto il video e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Condividete questo video con un amico se pensate possa essere di aiuto e intanto noi ci vediamo alla prossima. Ciao!